Sterling. Io scelgo il personaggio che so bravo a usare. La palla. Ah, no, guarda, questa è l'unica mappa in cui te la perdono, te la concedo. Te lo concedo perché sei effettivamente bravo. Infatti ho fatto molto supporto, dai, diciamocelo, prima è andata bene. Io uso Darth Maul. Sì, sì. Che palle, siamo sempre contro questi disgraziati. Meglio Maul o Conte Dooku? No, 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 meglio Maul. Ok. Go to Alderaan. Io non mi faccio manco vedere per quanto sono basso. Vabbè, terrò testa a Yoda. No, ma vedi, guarda, subito il gruppo, tutti che spingono. Tutti che cazzo spingono. Già da là puoi capire come andrà a finire. Grazie. Ma proviamo a ingaggiarli, per una volta diamo retta a Rex, proviamo a ingaggiarli dentro, vediamo come dura, quanto dura. Vediamo come dura, non quanto dura, come dura. Secondo me dura poco e dura male. Dove sono questi disgraziati? Ah, sono qua, sono qua. Madonna, siete volati tutti! Io non sto capendo più nulla! Guarda! Vaffanculo! Qualcosa mi dice che non è una cosa poi positiva per quello che sta succedendo, sapete? Ah, insomma, stiamo facendo secondo me. Oh, non ce la siamo cavata male. Infatti, in realtà non... Ho picchiato sto bastardo. Dai. Vaffanculo. Guarda come se ne scappa via, scappa. Oh raga, diamo una mano a posto qua. No, sono qua. Ho laggato un po', raga, Sto laggando un pochettino. Questa cosa non è positiva. Ah, sono tutti qua. Ho un pochino di lag. Ce l'ho anch'io in realtà, secondo me serve. Dai. No, ah, dai. Oh, ovviamente subito la cavalleria super mega incazzata. Dai, aiuto! Tranquillo. Ho iniziato a laggare. Io ho 2 di vita. No, comunque è un problema di lag adesso, non so perché. Questa cosa non è corretta. No, fan bro, dopo quasi dai, sto capignone che non preciso. Qua sono tutti qua, sono tutti qua, aiuto. Dai raga, resistete, niente duro che sono lì alla porta. I petti stanno fa- oh, però quando fanno loro i petti funziona bene, quando facciamo noi no. Dai, è sempre così. Comunque non hanno una vita questa gente, ve lo posso dire. Sì, t'ho detto io, proprio li capisci dal modo in cui giocano che sono dei trailerdoni schifosi. E magari sono pure grassi con occhiali e barba. L'uomo no, sai quanti amici li ho così e mi diranno oh. Ecco. Pure i fans. Ah, non lo so. Madonna, come si è vista una... Vedi che roba! Io non li puoi attaccare un attimo! Ma dai... Sono quelli che fanno i movimenti senza... Cioè, 30.000 movimenti col mouse a super velocità. Madonna, cioè, prendi Phasma, Delta, prendi Phasma. Aspetta che con Bosco qua all'interno sono molto è molto meglio. Mettiamo la torrettina dentro, giusto? No, perché poi è proprio è estenuante combattere con questa gente, davvero. No, Bosco, io ti salverò. Ma perché salverai? Vabbè, però ho dato una mano più all'interno serve Bosco, all'esterno mattalo. Dai. Comunque questa è l'ultima partita eroi contro malvagi per stasera, eh. Ci stanno massacrando, abbiamo beccato i peggiori. Però una bisognava tentare di vincere, vabbè. E questa la vinceremo, tranquilli che la vinceremo. Dietro raga, dietro abbiamo Yoda. Sto stremato oggi. Sì, infatti in realtà ci mancava solo una partita del genere. Dai, picchiatela addosso, dagli addosso. Ma vi siete scappati? Io ho detto dietro c'era Yoda e mi avete abbandonato, grazie.
Scusa che siamo veramente, cioè loro sono dappertutto contro tutti. Poi guarda, io adesso farma, ragazzi. Sì, ci servono due personaggi, sì. Che uno blocca, uno e io sparo. Guarda, ti fa pure le moto, stronzo. Ma poi no, più che altro hanno un nervosismo nell'attaccarti che ogni volta te ne trovi tre contro, ognuno di noi se ne trova tre contro, perché si spostano l'uno all'altro e sì, e siccome si iniziano male. Stanno arrivando Phasma qua, metti la Ebra. Ah, qui ha un bel campo visivo il droide. Stanno arrivando, Guarda sto stronzo di God. Dietro qua. Guarda come stanno arrivando. Sta salendo le scale. Io non li vedo. Li vedo io con la visuale notturna. Comodo. Però fino a un certo io eccolo. L'avevo detto io che arrivava per le scale. Ma allora ho detto che non devo coprire lì. Dai, cioè vedi, ne uccido due e arrivano subito gli altri due a vendicarli. Cioè cacchio, mi serviva un secondo per recuperare, li potevo distruzzare, no. Cioè proprio sono troppo frenetici, sono veramente dei bimbini del cazzo. Ed ecco perché bisognerebbe invadere la Russia una terza volta. Un po' difficile, eh. Io sto con la NATO per invadere la Russia ancora. Guarda, mi arruolo nella NATO solo nella speranza. No, continua a uscire da Nigella. Ecco. Però solo loro riescono a uccidere. Oh, in due, da solo ci hanno massacrato, è impossibile. Guarda, io ne ho tre adesso addosso. Ma poi tra l'altro c'è il droide, sembra che gli abbia fatto il bomba. Il droide lì che avrebbe dovuto elettrificarli e bloccarli, no. In tre, tutti dentro. No, comunque io sto laggando, non so perché ho problemi di lag. Tenete duro la posizione che sto arrivando, Ok, salve boss. Sta arrivando Luke. Ok, cerca di stare contro le pareti. Cioè. Sì, a me non ho visto bene. Sei scappato. Sta arrivando. Visto. No. Mamma mia, che roba. Dove sei, Luca? Ne avevo tre contro. Ne ho uccisi due e ovviamente Anakin mi ha ucciso con tipo dai, che due coglioni. Ma perché quel Gremlins non muore, per curiosità? Tanto, ma è incredibile, ti beccano sempre alle spalle, cioè ti attaccano con così tanta frenesia. È tutta frenesia. Senza pensieri. La tua vita. Dai, picchiatelo. Ma è bello che hai detto senza pensieri e vedi la tipo la tua vita. Sta bella. Dai. Sempre Anakin dietro a rompere i coglioni, oh. Veramente. No, Anakin, hai rotto. Ah! Che due palle. Vabbè, no, c'è incredibile. Una parola. Cioè, vabbè, ma cosa? No, vabbè, impossibile. No, comunque sono troppo. Troppo. Sono troppo tryhardosi, veramente. Troppo poverini. No, non puoi. Poi ho competere, sono troppo forti. Per quello che tu hai detto che secondo me l'unica era forse fuori. Allora niente, cambiamo tattica, continuo a usare Phasma o cambio? Ma anche se cambi indifferente. Ok. Guarda che sono impegnato con tutti e quattro addosso. Ho visto uno cadere, però va bene. Io mi hanno spinto tre volte insieme. Madonna! Uno, due, onda d'urto. Raga, qualsiasi, chiunque possa aiutarmi, mi aiuti. Grievous è stato appena ammazzato da... Guarda che roba! Ancora vivo? Amica, sei proprio appollaiato lì sul... Sì, mi sa che rimango qua, perché almeno ho un minimo di difesa. Allora, te li occupati da lì che io faccio il tiro, vediamo se riesco a... Ah, Anzu non c'è più. Ah, adesso salvami tu però perché ho poca vita. No! Allora che brutto volo! Guarda, avevo uno di vita. Ok, l'avete ammazzato. Raga, riuniamoci. Siamo ricongiunti, rimaniamo qui.
Plasma. Loro puoi star certo che si spawneranno tutti nello stesso punto, si raggrupperanno tutti, faranno strategia in cazzo di ucraino e poi ci verranno tutti all'attacco con Eccoli. Eccoli, occhio alle macchine a sinistra. Qualcuno tenga la sua porca miseria. Ma come mi ha lanciato? Bravo. No! Ma ha buttato malissimo! Ma ha buttato poi un male, ma ho visto il peto di Anakin in lontananza. Sì. Quanti di voi vi ammazzato? No, sono scivolato giù. Ti sto vedendo cadere giù. No! Neanche che cadi. Guarda, in tutto questo mi chiedo come abbiamo fatto a non prenderne neanche io. No, io mi sto domandando perché siete così lontani, è diverso. Quello è il gioco più. Ciao. Sì, ma guarda loro, cioè loro hanno avuto il culo rotto di spawnare tutti nello stesso punto. Ma non credo, cioè non lo so, ti giuro. Ah, basta! Gremlin, sei stancato. Dai con lo stuzzicadente, dai con lo stuzzicadente. Oh, lo manco, è qualcosa di agghiacciante. Mori, oh! Mori, cioè proprio madonna. In due ha stuzzicato. Quando è che è morto Yoda? 500 anni, non mi ricordo. Recente. Era giovane, 900. Non mi ricordo. Ah, yeah! Torna qui. Dai. Aia. Sì, vabbè. Guarda, ma poi guarda che insistenti che sono quando ti attaccano. Sì, sono molto aggressivi, raga, state buoni. Oh, ma no, guarda come corrono! Guarda quella parte! Oh, amore! Guarda! Ma cosa? Pure! Ma cosa? Cioè, veramente... Va bene, no, è stato qualcosa di... Mamma mia, credo sia una delle più frustranti partite che abbia mai fatto in vita mia. Già. Mamma mia, non ho pensato così. Abbiamo fatto una... Sì, no, vabbè, ma i russi sono russi, cioè devi veramente fare il cancro per batterli. Cioè, se non c'è riuscito, cioè, non sono riusciti i tedeschi a batterli, che sono la cosa più organizzata del mondo. Allora, che facciamo, raga? Andiamo al coso, andiamo al menu. Io mi sa che stacco perché sono abbastanza stanco. Cavoli, peccato, avrei voluto beccarti ancora per un assalto galattico un po' più tranquillo. Ma un'altra serata che sono un po' più in forma, volentieri. Poi devo dare un attimo un'occhiata alle nuove mod, perché voglio provare tutto ciò che c'è disponibile, soprattutto di Grievous, dato che ora hanno messo pure in attenzione che alcune mod non sono compatibili, Ti crasha. Ho provato ora, sono a posto. Che mod hai messo? Volevo riprovare Grievous solo perché ho visto che il mantello l'hanno aggiornato adesso, quindi devo vedere che hanno migliorato poi. Sì, tu hai altro riprovato il mantello. Ma bella cavolo la mod con il mantello. Io l'ho tolto perché non mi piaceva. Il movimento del mantello che è un po' me. È come per fare. Infatti faceva schifo quando l'avevo messo a mod. Mamma mia. Vabbè, un altro giorno mi ci dedico con più calma. Frustrazione. Vabbè, dai, allora. Dai, vi auguro di non incontrare altri russi. No. Vabbè, dai. Niente, alla prossima allora, Sentiamo prossimamente. Siamo poi d'accordo. Perché io ho detto magari, anche settimana prossima, se ti va di mercoledì. Sì, ma anche magari nei prossimi giorni, meno un attimo. Va bene. Prima che Rex e ti informo dopo. Sì. Dai, ciao. 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 Notte. Allora, raga, che facciamo? Un assalto? Sì, devo uccidere qualcuno proprio. Proprio con tutto me stesso, veramente. Se è russo ancora meglio. Lo ucciderò uccidendolo. Ucciderò solo i russi adesso. Io sono lettone, quindi non ho niente a che fare, per fortuna, con i russi. No, decisamente. Eh beh, oddio, tu hai discendenza. No, non dire sciocchezze, non è vero. Siamo stati dominati dalla Bielorussia, ma siamo stati dominati. Massacrati, quindi per storia. No, ma non nel senso di genetica, nel senso di rapporti, quello volevo dire. Li odiamo a morte. lo so, ma scusa, anche tutti odiano i russi, perfino gli ucraini odiano i russi. Io non li odio i russi. Vabbè, tranne Rex, tutti odiano i russi.
in realtà vi potrei presentare tutti i membri della mia squadra, anche loro sono abbastanza fan di Rich. Okay, oddio, allora, 66, sera, raga, mo ho notato il gioco. La sera non sono a favore di Russi, Rex. In particolare, ecco. Specifichiamo. Guarda, io faccio all high ground da qua. Non so se qualcuno può vedermi, ma sono troppo high ground. Guarda, Delta, abbiamo l'high ground. Oh, oddio, c'è un cecchino, togli niente ai ground. Ma perché devi tutti qua? No, sono sceso dall'high ground. C'è l'high ground. Quel camminatore ha qualche problema, sta camminando strano. Il jet tube è scappato malissimo. Ma che bello, giocatori Rex, giocatori normali che quando gli spari vengono colpiti e muoiono subito. Raga, ma questo è bloccato sto coso. Io cosa bloccato? Questo chi l'aveva mai visto? E anche io che non l'ho mai visto. Sono entrato dentro. Un tizio di bello fiero che lo guida, guarda che bello. Oddio, ma che è sto qua? Ma che è sta roba? Non lo so. Vabbè, non sparate quando multa. Stiamo parlando con persone finte. E infatti, stupida. Aia. Ma vedi, ma sono liberi. Non lo freccia. Vabbè, comunque è bella la skin che ho proposto per l'ufficiale donna. È più accurata e ha tutti i dettagli del primo ordine. Cosa che si sono scordati di mettere nella tuta. Aia. Cioè ha pure lo stemma nel sul cappello del primo ordine. Ti immagini se ci becchiamo anche Bespin in Ascolto Galattico adesso? Wow, sarebbe... E trovi di nuovo i cacchio di russi che ti sparano. No, non credo. Purtroppo, ma non credo. Magari ci sarebbe il best in quello del primo battle. Quanto bello non era che no. Giravi col camminatore. Ma noi in teoria non dovremmo conquistare il base. Sì, è quello che stiamo goffamente provando a fare. Adesso no, però avrebbero fatto. Vabbè, ma siamo connessi in ritardo. Eravamo con l'ordine 66. Siamo entrati quando ero tutti a 66. Ma il problema è che loro hanno B1, loro hanno Anakin, loro hanno Luke, vedo. Vedo, sì, ho notato anch'io un certo Luke. Io sono appena stato lanciato via da lì. Loro hanno gli aerei, i carri armati. E noi? Come fuggiamo noi? Okay, noi abbiamo palla di là. Noi abbiamo palla di lardo. Palla di lardo. Ma che fai? Ci lasci l'anima, palla di lardo? Comunque io non sono mai stato favorevole dei Jedi eroi in assalto, mai. Forse uno sì, ma non tre o quattro. No, pensavo dicessi non sono mai stato favorevole alle palle di Ardo. No, vabbè, non sono così cattivo, dai. Le guardo di tutto. Oddio, ma questi mo sono partiti la versione IA. Oh, questi mo sono partiti l'IA. Ma dove vanno? Mi dico, ma non, devono già partire da prima. Io li seguo adesso, no, li seguo. Oddio, ma come sono? Dove vanno? Li stiamo inseguendo, signora. Esatto, che ti dice, dove stai andando? Allora. Vabbè, volevo vedere dove arrivavano. Volevo vedere se scompaiono. Infatti, anche quello. Fermateli, folgorateli. Posso spartire dietro? No, sono scomparsi dietro la montagna. Guarda che bastardo. Infatti. Beh, raga, lo stiamo prendendo, eh. Crediamo. Ho notato. Un boss. Ah, ma c'è un boss salterino che ci dà una mano. Cecchino. Aia. Okay, c'è un cecchino là sul crinale a sinistra. Sta scivolando di crombalo quando gli uccide il cadavere, scivola giù. Vabbè, un po' di fisica ci dovevano metterlo, sai com'è. No, perché siete morti tutti, malissimo, malissimo. Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi. Ma c'è uno B1 lì. Bisogna triplicare i nostri sforzi. Bisogna usare le moltiplicazioni con i nostri sforzi. Dobbiamo moltiplicare per 3 diviso per 2. Non vedo più nulla! Fratelli ciclopi! No. Scorchi.
Comunque lanciafiamme fantastico questo qui, eh. Oddio, che cosa, come mi ha schivato, come l'ho schivato a caso. No, ma l'ho mi ha schivato Obi-Wan perché è una mira di merda. No, ma dai, non ci siamo perdere. No, l'abbiamo vinta. Ah, ok, perché il contatore a zero? Ah, deve arrivare. Attenzione ai trasporti, raga, vi vanno addosso. Ma non è vero, una leggenda metropolitana. Guarda, vedi? Ah, li hanno messi più avanti adesso. Immaginate quel Death Trooper che era tipo, io so che i trasporti arriveranno lì dietro, quindi vado più avanti così sarò al sicuro. Ok, andiamo di penetrare qua dentro le difese. Facciamo il giro. Vediamo un po' di fare di farcela, dai. Che culo rotto, aveva uno di vita. 14 di vita. Che bello, posso usare l'eroe. Allora prenderò il bellissimo palpa. Il bellissimo. Bellissimo, come una farfalla. La farfalla dell'impero. Ripeto, mi devo preoccupare. Finalmente posso usare Jet Trooper. No, sono già morto, ma vaffanculo. Sei inutile. No, ma veramente sono durato 3 secondi. Ho trovato tutto il mondo dentro. Cioè, il corridoio era libero. Vado avanti 2 metri e di colpo me ne trovo 3 alle spalle. No dai, per 3 punti non posso prendermelo, no. Spawnare Rex. Cosa? Mi spawnare? No. Devo morire per l'imparare ancora una volta per poter prendermelo. Ma cos'è stasera che becchiamo tutta gente ultra onnipotente con cui non riusciamo a fare? Hai notato, non pensavo di essere l'unico a averlo notato sta cosa. Veramente, oh. Si vede che hanno attivato i server bielorussi. E vabbè, attenzione che là ci sta il diciamo la questione del Covid è un po' critica anche là, eh. Già là hanno chiuso molte cose, hanno chiuso. Si muovono mattando noi. Ok, adesso posso morire. Ci dai i supplementari anche qua, vero? Se lo stiamo per prendere, mi auguro. Ah? Ci devi supplementare anche qua se stiamo per prenderlo. Sì, 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 quello, sì. La vedo difficile. No, no, in quello di dai supplementari. Stiamo salendo abbastanza bene. Ok, buono, li vedo. Dai, lo faccio in prima persona questa volta il gaming. Ci ho provato. Allora. Ma siamo morti tutti, qualcosa di... Vedete raga, l'hanno così preso. Ancora un po', ancora un po'. No, manca un centesimo. Un centesimo. Un centesimo. Mancano 2 penne. Ho sempre comodo altro denaro per far funzionare la banca, non trovi? Sì, ecco qua il palpa. Alla morte risorta. Mi hanno fatto spawnare davanti a una panchina che mi ha tenuto bloccato. Tutto amore. Dai che ce la facciamo. Ho sentito un urlo bruttissimo di uno che è morto male. Ok,
ucciso uno. Mi spiega perché uno tiene la skin da per cose artiche, spiegatemi sta cosa. Un povero di me. Ecco fatto. Adesso il palpa. Dai, intanto salgo di livello. Non l'hai grande. Ah, miei sudditi, miei fedeli. Miei figli fedeli. Dietro, ci stanno sparando. Dai. Te lo, l'ho detto. Sei fuori dall'area della missione. Grazie. Spawnati su di me. Tu spawnerai da me. Rex spawnerà da te. E poi verrete il boss. La tua skin è bruttissima. Perché hai la bandana? Spiegamelo. La migliore. Sei bruttissimo. Bruttissimo. Le altre sono più brutte ancora. Poco da fare. Ho fulminato due persone. Mi hanno guardato e ci sono morto. Li hai spaventati. Hai fatto un infarto. Sono rimasti scioccati dalla mia bellezza. Hanno avuto un ictus praticamente. La quadrupla del palpa. Ma come che in realtà era una quintupla. Solo col palpa puoi fare le quintuple senza neanche subire danni, perché lui c'ha i fulmini che barano. Questo fulmine verrà da te, quest'altro fulmine verrà da altro te, e poi tu morirai al mio posto. No. Vale tutto il numero massimo raggiunto. Ah, ma perché c'è sia Anakin che Luke. Giovani Skywalker, benvenuti. Stiamo aspettando. No. Va bene. Raga, è tutto un macello, non si capisce più nulla. Ma dai. No, dai, mi ha sciottato! La spia mi ha sciottato! Ma la spia è pericolosa! La spia è pericolosa! Porca vacca! Non ha troppa gente! Alba! No, i supplementari! Ah, ok, bene! Li ho visti! No, i supplementari scendono! No! Ma no, che tristezza! Peccato! Oh, ma non ne vinciamo una stasera. Poi dovrai dargli il titolo, la serata della sfiga. Finally! Uno ha scritto finally! Cosa? No, ma se di nuovo Jakku, raga, facciamo un'altra modalità, ve ne prego. Cambiamo aria, facciamo assalto caccia stellari piuttosto. Non vuoi fare i cloni? Esatto, voglio fare i cloni. Dai, vedo che Rex sta cercando assalto galattico. Io voglio fare i cuochi.